Il nostro consiglio pastorale naturalmente è un consiglio di unità pastorale, ha dei criteri che ci siamo un po' dati noi, per esempio 2/3 del consiglio pastorale, che in tutto sono 30 persone, è costituito da operatori pastorali per quelli che sono i quattro ambiti principali appunto della pastorale. La liturgia, l'evangelizzazione, la carità e l'amministrazione. Un terzo sono eletti rappresentanti, due per parrocchia, delle nostre cinque parrocchie. Il Consiglio pastorale in questo momento sta facendo un discorso di cambiamento e di impostazione, perché abbiamo deciso che il Consiglio pastorale non deve essere semplicemente un collegio di persone che ratificano la volontà dei parroci. Il Consiglio pastorale deve essere proprio il motore che guida tutta l'unità pastorale. Quindi ci stiamo strutturando in una maniera diversa. Abbiamo già fatto due progetti pastorali quinquennali che nascono proprio dal Consiglio pastorale con lavori di commissione, poi con un sunto fatto tutti insieme. Il Consiglio pastorale si vede in orari un po' più lunghi, tardo pomeriggio, con la cena insieme, in modo che non sia soltanto un momento di discussione, ma sia anche un momento di preghiera e di comunione tutti insieme. E siamo in progressione, cioè stiamo anche sperimentando insieme quali sono le migliori iniziative da intraprendere perché il Consiglio pastorale sia veramente l'organismo insieme ai parroci e ai diaconi che movimentano, che trainano, che danno verbo a tutta l'unità pastorale. E quindi siamo tra la tradizione della Chiesa ormai decennale di avere consigli pastorali. E una cosa, non so se è nuova, non so se è innovativa, ma una crescita del Consiglio pastorale che sia protagonista, che sia il protagonista nella nostra unità pastorale. E c'è qualche aspetto che più problematico che state affrontando in questo periodo? Ma forse l'aspetto più problematico è quello appunto dei laici che faticano a prendersi una piena responsabilità di quella che è la pastorale, ma non per colpa loro, non per mancanza di voglia, perché vengono in un'altra tradizione in cui la Chiesa era prettamente clericale, in cui i laici erano attori passivi e quindi diventare attori attivi, pur tenendo presente che comunque i laici hanno una famiglia, hanno un lavoro, hanno degli impegni e nel contempo dovendosi impegnare in prima persona sia nell'attività, perché 2/3, come ho detto, sono persone che già lavorano nei vari ambiti pastorali, in più questo cammino è forse la parte più problematica, cioè è proprio la parte di crescita, è la parte innovativa, diciamo, che può risultare forse la più problematica, non sicuramente la voglia e la disponibilità delle persone. E in prospettiva si vedono miglioramenti o... Ma questi sicuramente sì. Già il secondo piano pastorale che abbiamo fatto ha dimostrato una crescita dei laici, una partecipazione, mentre il primo posso dire che in qualche maniera l'ho forse tirato io. Questo già incomincia a essere espressione di un lavoro comunitario. Quindi sì, no, no, in prospettiva sono molto fiducioso. E dal punto di vista un po' più personale, di sacerdote, questa esperienza si può dire che ti ha arricchito in qualcosa o... Ma sicuramente sì, perché giorno per giorno, riunione per riunione, il Consiglio pastorale sta diventando sempre più un piccolo cenacolo in cui anche io trovo il mio posto, la mia comunione con fratelli di fede, al di là del ministero, e con persone con cui
condividiamo un progetto di fede. La cosa che in prospettiva mi entusiasma di più e mi mette in una situazione di speranza e di gioia è proprio vedere questi laici che iniziano a capire il ruolo di una Chiesa nuova, una Chiesa dove non ci subiscono più le iniziative, ma si propongono le iniziative. Ma soprattutto la loro collaborazione e la loro crescita mi permette a me di trovare più spazio, benché avendo 5 parrocchie, per fare il prete, cioè per dare più tempo a quella che è la catechesi, quindi la preparazione e lo studio delle catechesi, la cura della liturgia e soprattutto la disponibilità per confessioni e colloqui spirituali. Bene, grazie. Don Antonello.